Domenica 9 agosto, tutti al mare e invece Vincenzo Gulì, professore storico e soprattutto amante della storia di questa terra, siamo qui con lui in compagnia a Pietrarsa. Pietrarsa perché, professore, stamattina? Perché Pietrarsa è un luogo emblematico della nostra storia che è celato alla comune opinione. Qui 157 anni fa avvenne una strage incredibile di operai inermi che ben pochi conoscono, soprattutto quelli che parlano tanto di lavoro e di operai. Questa era la più grande fabbrica dell'Europa continentale e i piemontesi sabaudi, chiamati italiani poi dopo l'unità, avevano deciso di chiuderla. Quindi stavano perseguitando in tutti i modi gli operai, li stavano licenziando, li stavano maltrattando in tutti i modi. Loro fecero uno sciopero in bianco, ecco, questa è la cosa che bisogna dire. Cioè, non lavoravano per protesta e scesero in questo piazzale, dove stiamo adesso noi, il giorno 6 agosto, chiedendo più giustizia e chiedendo il diritto al lavoro che avevano sempre avuto con i Borbone precedentemente. E questo fatto qua va a finire con una dinamica che fra non molto illustrerò nel mio libro su Pietrarsa che sta per uscire, con una dinamica assurda. Qui il primo pomeriggio arrivò un battaglione intero di bersaglieri insieme ai carabinieri e alle guardie nazionali e sugli operai inermi che non avevano nemmeno un bastone in mano, nemmeno una pietra in mano, incominciarono a sparare sugli operai, incominciarono ad attaccarle alla baionetta, incominciarono a farne una carneficina inaudita, con il permesso di un personaggio che a Napoli onorano con una piazza, Nicola Amore, che era il questore e che aveva autorizzato questa operazione militare contro degli operai inermi, ripeto, e non ci fu nemmeno un ferito da parte dei bersaglieri, quindi questo è vero. Nessuna cronaca disse che gli operai avevano opposto resistenza, quindi questa è la cosa inaudita e terribile di una delle tante atrocità del brigantaggio e della repressione post-unitaria. Per la prima volta si trucidano degli uomini inermi che non provocano nessuna azione militare contro di essi. Questa è una cosa completamente inaudita che bisogna ricordare, anche per ricordare come Pietrarsa è l'emblema della produzione del sud, che era fiore all'occhiello del regno borbonico e che diventerà la questione meridionale sotto l'Italia. Quindi qualcosa non quadra se noi eravamo fra i primi del mondo allora e siamo oggi fra gli ultimi del mondo in attività produzione industriale. L'opificio di Pietrarsa, lei lo ha appena detto, era il primo in assoluto in Europa sicuramente. L'opificio di Pietrarsa viene devastato anche sotto l'aspetto produttivo e la produzione viene trasferita al nord. Qual è il motivo secondo lei? Il motivo è che l'Italia doveva, cioè è nata l'Italia per sfruttare le risorse che ci sono oltre il Tronto e il Garigliano e per sviluppare tutte le zone che allora erano arretrate economicamente, cioè il centro e soprattutto il nord. Quindi è un fatto così lampante. L'Ansaldo, che era una piccolissima azienda di Genova, già che aveva fra i suoi proprietari un certo Bombrini, che era anche quello che comandava la Banca d'Italia, aveva anche, quindi stava nei grandi finanzieri che avevano voluto questa occupazione chiamata Unità d'Italia, così si chiamò allora, loro avevano deciso di chiudere le nostre attività e quindi Pietrarsa è la vittima più grande, più grossa che viene presa. E guardate che negli anni successivi i più importanti macchinari, i più moderni che c'erano qui, vengono trasferiti a Genova. I capi reparto vengono convinti a trasferirsi a Genova per poter insegnare il mestiere a quegli ignoranti operai liguri. Questa è una cosa che si verifica sia qui e si verifica in qualcosa di simile nella grande impresa siderurgica di Mongiana in Calabria. Avviene una cosa del genere. Lì esistono i ruderi di quella. Esistono ancora, qui perlomeno è diventato un museo. Lì ci sono dei ruderi cadenti purtroppo. No, Mongiana è importante perché crearono poi un'industria metallica
da meccanica nel Bresciano e trasferirono le famiglie dei calabresi lì. Ci sono i cognomi, come la Beretta famosa, che sono ancora i calabresi che furono trasferiti per forza lì per far sviluppare quella zona. Ecco, l'Italia era più sviluppata qui, mi pare che tutti gli indici economici e delle croniche lo dicano. Oggi non è più così, è un grande problema che bisogna meditare, perché noi c'è quasi un'abitudine a piangere contro il Sud che si lamenta, a criticare il Sud che si lamenta, mentre il Sud ha ragione di lamentarsi, perché è stato sempre trattato come una serie B dall'Italia Unita. Fino ad oggi non è che il governo attuale è il nostro nemico, è una mentalità che è il nostro nemico. Ecco perché ci vogliono persone nuove con conoscenze antiche ma emerse finalmente, per poter contrattare un'eventuale unità d'Italia veramente, perché questo è il discorso. Noi vorremmo diventare italiani, ma vorremmo diventare veneno alla pari, noi italiani di Sepi. Quindi praticamente noi concludiamo questa interessantissima intervista con il professore Vincenzo Guri con un interrogativo importante: quale Italia cerchiamo, quale Italia vogliamo, ma soprattutto la grande questione meridionale rimane ed è rimasta una questione insoluta. Grazie professore.